Carro! Permette, Maciotti. Piacere, Brega, che l'ho disturbato. Pronto? Chi parlo? Col professore. Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano, bravo. Ha detto il fasciolo che ha dito di ferro ti frega. Beh, può essere pure, mica sono infallibile. Ma io non ci credo. A fasciolo. Addio, fasciolo. Ciao, Dio Cristiano. Date da fa, fasciolo. Da, te la reggo. Oh, no, grazie, ma la reggo da me. Allora, come lo vuoi fare, da fermo o col movimento? Col movimento, che te rompo. Forza. Ma che ho ammazzato sto voraccio, piano! Ti ho detto d'annaffiare, come l'ho ammazzato? C'ha ragione, mister. C'ha ragione del cazzo. Sei troppo nervoso, va bello, vattene a casa, metti a letto e riposati. E lascia aperti i libri, è roba da frocio. Io di Mario Brega vorrei ricordare un episodio. Un aneddoto che non ho mai raccontato. Lui era un uomo burbero, un uomo severo, e ti metteva paura, però dentro era un buono, era uno che si aveva facilmente la commozione. Allora, siccome io sapevo i suoi tasti deboli, che cosa facevo? Gli dicevo sempre, Mario, cosa vuoi? Mi parli un attimo di papà tuo. Allora, mio padre si chiamava Primo Brega. Era un olimpionico. E qua già cominciava a tremare la voce perché stava già ricordando tutte le vittorie del padre. Vinse un sacco di gare. Che c'è, Mario? E un giorno mi disse, Mario, io dico, papà, dimmi. Ricordate una cosa, io ero piccoletto. La vita è una gran fiata della mignotta. Basta, mi fa più parlare papà. Si mise a piangere. E io ogni volta che volevo vedere Brega piangere dicevo, Mario, mi parli di papà? Allora, mio padre era un olimpionico. Faceva i 1500 metri. E il giorno mi disse, Mario, dimmi papà, la vita è una gran fiata della mignotta. Scusa Mario che ti ho chiesto la nome. Va bene così, Carlo, va bene così. Si è scolasti di cancelli. Mario, che pensi? Perché ogni volta veniamo qua, guardi là? Perché penso che su Gordo Scotto mi era cascato male, era morto. Io stavo con quei bravi ragazzi adesso. Ah, Mario, ma l'appuntamento non era là a piazzare Garibaldi. Scusa, ma Carlo. Ma scusa, sì, fai sempre così. Ma Carlo, ma vuoi far ferita con me? Oh. Sto a guardare là, no! Penso che su Gordo Scotto mi era cascato male, stavo con quei bravi ragazzi. Io. Questo è amico mio. Raccontagli a lui sta storia di Gordo Scotto, dai. Ma gliela raccontai? No. Sta a raccontare. No. Questo è pugile, dai, raccontaglielo. Stavo a fare un film e si chiamava Buffalo Bill e nero del Far West. Eravamo io e Gordo Scotto, i protagonisti. Tutti i giorni c'era una scazzotta, durava 15 giorni. E tutte le sere andavo a fare la doccia e mi trovavi lì di braccia. Dico, sai, ho detto, ma questo mi menasse per davvero. Tu sai, devo raccontare. Mi menasse per davvero questo. Ah, oh, c'è sto. Se vuoi fare botte, io sto qua. Ora sai che io barfo, che sta Dio, chi te capisce? Parla romano, perché io parlo solo romano. Hanno chiamato interprete, senti, se questo lo fa botte per davvero, io non vado a casa perché sono sempre pieno di questo mi era per davvero. Mi menava per davvero. Ah, oh, so, e quello mi dice, vabbè, ok, davanti alla macchina da presa. Che avrei io da chiamarmi il studente, mi dico, oh, Franco Fantà, per favore, so tutto, già sai tutto. Allora lo sai, fammi menare subito a me. Mi faccio anni di segni, diciamo, lascia perdere, questa ha vinto il guanto d'oro in America di medio massimo, è un fa per te, sa. Io ho detto,
Ma che devi fare? Franco Fantà, fammi la prima cena, no, come copione. Quattro cassotti lui e due dei quattro cassotti lui e due dei battenti, hai capito? Che traditore era un italiano come me. E tu va bene, va. Se mettiamo davanti alla macchina da presa, come se mettiamo davanti, mi tira quattro cassotti, glieli paro tutti e quattro. Lo finto col destro un passo, gli parto un gancio, si sta a bocca, mi casca per terra come Gesù Cristo. Ah, boia, anfame, arsete. Arsete, anfame! Agarnuto, arsete! Arsete, anfame, arsete che ti ammazzo, Rives! Arsete che ti trito! O sai che ha fatto Steve Rives? O sai che ha fatto Steve Rives? Si è alzato, si è ricorti i denti, si è messo in saccoccia e si è rito. Ho chiamato il regista, gli ho fatto di capranco, come si chiama quello? Dice, ma quello è Steve Rives? Ma li portiamoci su! Grazie, ma ieri del Tanzan America, io che stavo là, non mi ha riconosciuto. Ha capito? Adesso devo andare avanti. Sto cornuto infame! Prendi il premio! Signore, io ti ringrazio tanto. Ecco. Ti ringrazio tanto perché erano 10 anni, signori miei. Io erano 10 anni che aspettavo questo riconoscimento, perché io sono sempre stato un uomo che non si è mai risparmiato, mai, che si è sempre fatto un mazzo così, e tu lo sai poi, sì, eh? Cara, sì, sì. Ammazzate, sì, lo sai, eh? Se vede il mio dopo, sì, eh? Sì, andiamo sì, volentieri. Andiamoci insieme, sì, eh? Sì. Ti aspetto da fuori. Sì, caro. Ciao, bella. Ciao. Ti aspetto da fuori, andiamo, sì, eh? Sì, 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 caro. Ti posso dire una cosa prima di andarmene? Steve Rives nel cinema non ha più lavorato, sapete che fine fa? Far benzinare a New York e mettere la benzina nelle macchine ha finito, perché ricordati sempre di una cosa, Diana. Ricordati sempre di una cosa. Che c'è sempre un Dio. C'è sempre un Dio, Diana. No, 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 io sono un buono vero, guarda. Non mi pista il piede tre volte. Una volta ti sei scusato, una volta perdonato, una volta ti gonfio tutto. Famosa rimase la scazzottata con Steve Rives, come la raccontava lui. Lui faceva un film, si chiama Buffalo Bill, gli indiani, insomma Steve Rives, non so che parte faceva, e c'era a un certo punto una scena in cui Brega prendeva delle botte da Steve Rives. Questo, durante le prove, arriva, boom! Perché lui quando doveva mi manca sotto, c'ha, boom! Steve Rives. E io, ma questo fa sul serio o sta scherzando? No, no, Steve Rives. La seconda prova, boom! E dico, ma questo se sta a fare sul serio o sta scherzando? Boom! La terza volta gli ho detto, ha cornuto in guardia! Ah, Steve Rives si è messo in guardia, mi ha detto, ma che vostro italiano? Ho fintato col destro, gli ho dato una capocciata, gli ho dato un sinistro, gli ho frantumato le mucose, mi è cascato per terra come Gesù Cristo. Io gli ho detto, alzate a cornuto, alzate! Non si è alzato. Lo sai che fine ha fatto Steve Rives? Noi tutti quanti? No, la quinta volta ce lo raccontavo. Far benzinare l'America. Mi sembra di capire. Che poi ti sei ispirato. Che non è lui l'unico personaggio che lui ha ispirato. Questo è Brega. Io ho una figlia sola e non mi va che va presa in giro. Ma io mica la prendo in giro, anzi. Mi è morto, io riconto a fatto e mi è successo ieri. Mi ha detto a papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirà a me mi si è allargato il cuore, io e mia figlia a Via Veneto, poi chi mi guardava. Mentre si stava a guardare la vetrina delle scarpe, passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi giro e dico, a cornuto! Via qua, a cornuto! È venuto tutto spavardo, il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire a cornuto, in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati, cornuto, alzati, gli ho detto! Pieno di sangue per terra, il tolitri, non si è alzato. Me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto, papà, che è successo, mia figlia? Niente, due di passaggio. A mia figlia mi dice, papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto? Ma spezzata il cuore, andiamo bella di papà. A porta a Via Bello, a mia figlia sta a guardare le scarpe, passano due che guardi, mortacci tua. A me sì, a te, mi dà anche sotto in bocca. Manca il sangue, mi ha fatto scianfame, mettete in guardia. L'ho finto col destro, gli parto con il sinistro, va per terra, gli rompe il setto nasale, gli frantuma i mucosi, un lago di sangue, arsa la infame. A cameriera è forte per la cannuccia che mo' smucchio. Mi ha domandato un amico mio, Mario, ma
Che vuol dire se la tua figlia stava a guardare le scarpe? A mia figlia portava la minicuna, no? Se era abbassata per guardare le scarpe, i due cornuti ne guardavano. Sta a sinistra. Il cuore sta a nome per me. So io il dottore mica sadista. O so io dove sta il cuore, giusto? Giusto, giusto. Bene. Sta proprio bene. Sta proprio bene. Sta bene, sì. Carlo, per noi Mario Brega è un mito, ma in realtà è un personaggio dei tuoi film. Chi è Mario Brega dietro il personaggio? Mario Brega è esattamente quello che avete visto nei miei film. Né più né meno. Come ho conosciuto Mario Brega? Mi ricordo che nel lontano 1978 Sergio Leone mi convocò a casa sua e mi disse: me fai ride, voglio fare un film con te. Figurati, in quel momento mi si aprì il cielo, dico, il più grande regista italiano del momento, il più grande uomo di tecnica in quegli anni. Dico, per me era un grande onore. Allora mi convocò a casa sua. Arrivai a casa di Sergio Leone, dove lui mi studiò, voleva capire che cosa volevo fare, come si poteva iniziare questa nostra collaborazione. Improvvisamente entrò un uomo con gli occhiali, con una montatura pesante d'oro, con i bracciali e cose, e disse: ci interruppe il discorso, stavamo parlando chi poteva essere l'eventuale regista che poteva dirigermi, eccetera. A Sergio, queste te mandano amici mia. Ed era una specie di de cassa con dentro delle melanzane, i carciofi, la verdura, l'olio, cioè veniva praticamente dai mercati generali e aveva portato delle primizie per Sergio Leone. Partito. Mario Brega. Papà, quanto nastro c'hai? 6 minuti. Fa male domani questa domanda e potrei parlare per mezz'ora. Mario è stato veramente uno che mi ha fatto ridere come pochi, poi era proprio un buon uomo nonostante quello che voleva far vedere. Sono stato suo figlio in 2 film mitici e mi sono molto divertito. Mi ricordo una volta che stavamo tutti sul set e a un certo punto è cascato giù un longo secco, proprio cominciava tutto a tremare, tutti siamo accorsi proprio impauriti, stavamo così a tenergli la testa così. Ha aperto gli occhi, ci avete creduto. Quel Peter Pese è una frana. È più sberto il sacco di lui. Ma chi l'ha detto, sto fatto? Tiene una bella castagna. Sì, lessa la castagna. Sì. Io mi chiamo Alfredo Ciarpelloni, nato a Roma. Detto il Banzo. Bernardino Bruno, nato a Roma, anni 76. Io sono Franco Venditti, nato a Roma, ho 60 anni, detto Raspone. Oh, Bordignon sta già in gran forma, Sai, Mario era una figura imponente, bello, perché era bello arte, poi se manteneva bene, sempre elegante. E sai, la gente gli dava sempre fiducia, pure se non c'aveva una lira, andava lì e comprava tutto. Ma dal macellato che abita di fronte a casa sua e si chiama Bottiglia della Carne, si presenta, dice: sono Mario Brega, sono amico di Sergio Leone, sono braccio destro di Sergio Leone. Mi fa: mi devi far fare bella figura, mi devi dare 2 chili di filetto, a rosa, a pezza. Dice, dice: ma lo metti a conto? Dopo una settimana si ripresenta, dice: allora sempre per Sergio Leone. Le fai il filetto, la pezza, la rosa. Dice: ma sì, ma c'hai già 400.000 lire. Non ti preoccupare. Dice: a fin del mese pago tutto, salto tutto, non si è visto più. Il povero Sergio Leone diceva che ero il fratello io. Tutte le dediche che ho di Sergio Leone nelle fotografie, a mio fratello Mario, a mia madre, quando è morta, c'era la corona sul portone, a mamma Sergio. Capisci queste cose? Quando io sono stato male, mi è venuto più a casa, mi ha accompagnato all'ospedale, tutti i giorni a trovarmi.
Un bel giorno sono uscito, mi ha invitato a pranzo, mi ha dato la fotografia e c'è scritto a Mario, fratello ritrovato per un pelo, ma anche per tutta la vita. Oggi mi manca tanto lui a me. Oggi darei la vita se tornasse al mondo lui. Vidi Stomone che immediatamente si presentò così. Mario Brega. A un certo punto dissi, Sergio, ma quando ti ho parlato di quel personaggio, di quello che parla così, eccetera, ma secondo me il padre di questo potrebbe essere uno così che è stato a parlare di me, fatemi sentire. Allora, da quel momento Brega si inserì nel discorso e in 10 minuti praticamente strappò a Sergio la promessa e anche a me che lui avrebbe fatto mio padre in questo ipotetico film che stavamo per. Ma quindi che ancora poteva essere diretto da chiunque, insomma, ancora che non poteva essere diretto da chiunque, ancora non si era pensato. Quindi il personaggio che lo suo l'ha creato pure un po' lui, cioè è entrato prima dello ma scritto. Ma in realtà io cercavo di studiarlo approfonditamente Mario Brega, cercando di prendere tutte proprio i colori, il modo di fare, il modo di essere, questa sua smargiasseria, questa sua simpatica cagnara nel parlare, questa sua anche autorevolezza, perché era un uomo che c'era. Era grosso come il leone, faceva paura con quel barbone così, poi era un pezzo di pane dentro, però era uno che conosceva i codici di una certa romanità, di una certa mala, di una certa. Quindi di quelli che ha un uomo vissuto, di quelli che conosce la vita di Roma in tutte le sue sfumature. Quest'uomo è stato 20 anni a bottega e stavo in cena con il più grande lunare della medicina mondiale. Non faccio nomi perché lo conoscono tutti e non lo faccio per portargli rispetto. Pensa che pure il Papa lo mandava a chiamare quando stava male. Miei coglioni. Che poi tra parentesi era pure innocente. Si è risaputo dopo, quando è morto. Vabbè, ma tu lo sai che prima o poi la verità è sempre a galla. Esatto. Quindi io l'ho preso per quello che era. E il contrasto sicuramente tra un figlio che parla, cioè al limite tu mi devi spiegare. Ma che cazzo mi devi spiegare? Io sono comunista così! E quello è Brega, io quella battuta non è che gliel'ho scritta io. Io non sono comunista così, sono comunista così! Se l'è messa lui. Io l'ho lasciato fare perché avevo capito che c'era proprio un tesoro inesauribile di frasi, di battute, di aneddoti. Cioè, come facevi con questa batteria? Sempre con questa maestra violenza in tutto, madonna! Ma che violenza questa? E questa ammazzare qualcuno? E quando che sarà invece magari due coglioni così? Io piace al pubblico. E allora, io già che parlo devo dire la verità. Te attore, fai ridere meno di me, te dispiace. Allora non mi prendi. Perché io ho i ragazzini. Ah, ok, coglioni, veniva maestro Viaggi. Se davate retta a me con 3/4 d'ora stavamo vindolo! Ma papà, che palle che sei con sto vindolo però, eh? In vacanza di Natale, se ridi, ha detto bene Carlo Manzina. Qui se ride con Mario Brega, ma noi di sto romano che viene sulla neve, è meglio che quei soldi che ho speso qui con la settimana, stavo bene 2 mesi a vindolo. O vino, dico te, il sindaco di Vindoli che mi invita, venga qui la gente così per andare a vedere. Ma chi scelgo mai io vindoli? Attenzione di sotto! I mortacci, tu a Ursus, pure qua stai! No, ma è inutile dilungarsi, perché bisognerebbe ridire tutte le battute una per una, insomma. Che palle con sto vindolo. No, che palle con sto vindolo, diceva, mi ricordo chi, però era strepitoso, Mario era strepitoso. Guarda amarsi un po', amarsi un po' faccio il giornalaro. Quando mia moglie mi dice, Augusto, non mi hai dato mai una soddisfazione, lo dici te. Ricordate la prima volta di matrimonio, quando mi è passato questo, eri così. Ma poi piano piano. Io so 22 anni che mi sono sposata, so 22 anni che ti ho ingrassata, ma avessi fatto mai il caffè buono. E tu mi avessi mai fatto un complimento? Ho fatto il complimento, la prima notte di matrimonio quando abbiamo passato questo, no? Brega era un romano vero, che diceva le cose vere, magari anche con i tempi sbagliati, però erano i tempi sbagliati che davano autenticità al personaggio. Io credo che sia piaciuto perché
quella storia anche là in Borotacco dove olive greche. Come so sto olive? Come so? So greche, so buone sto olive, come so? Greche, magnate che so dolci, so greche. Che senti sto prosciutto che te, senti come tu. E ho mangiato. Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi? E no, ma dai, sono greche. Sono buone. Come sono? Dì la verità. Sono greche. Poi non ci ho capito perché ridono con l'oliva greca. Quelle erano delle cose che lui faceva in improvvisazione, capito? Certo. Io non davo mai stop perché era troppo divertente, troppo vero, era vero. Lui entrava proprio nel personaggio con autenticità, non c'era nessuna sovrastruttura, anche perché non aveva studiato recitazione, era vero, era un uomo vero. Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, che le pazze al culo, ai se muove la chiave della deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che c'è, ciancia? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio. Io faccio. A socco io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così! Poi vi racconto un giorno che sono andato su da Mario a casa, perché lui abitava a Piazzale da Araglio, al principio dei Ludovisi dal Gubbio, al primo piano. Vado su casa, entro dentro casa, e mi sono guardata in giro e rimarono meravigliato perché vedo una testa di Mussolini. E dico, a Mario, che? Dice, ma questa la tengo così, come la tengo così? Ma sai che diceva che era compagno, però c'era dentro casa la testa dei Mussolini. Fuori camerati, siete liberi! In testa provvisoria! Ma che provvisoria? Di provvisoria c'è solo il porco governo! E ho detto che sarebbero venuti, ti dici, fascista, che questa è tua! E io! E qua ti dico, guarda! Fuori, andiamo a sbrigarti! Muoversi bestie, siete liberi! Io so che lui lavorava ai mercati generali, che il padre era un olimpionico, si chiamava Primo Brega, penso che avesse vinto pure una medaglia nei primi del Novecento. Mio padre era un falegname. A Roma c'era un detto, quando Regassino correva forte dicevano ma chi è, Brega quello? Quel Brega era mio padre. Campione d'Italia di 5.000 metri dal 14 al 19. Campione d'Italia di 10.000 metri dal 22 a Milano. A Milano, a Bustarsizio, basse record di 3.000 metri, da 9.1 ai porta 8.54 e va alle Olimpiadi a Parigi. C'è una strada intestata a nome suo, sulla via Tiburtina. Dopo Bagni dei Tivoli c'è via del Barco e dietro c'è via Eldorado Peti, via Dosi e via Primo Brega. Non ci ha dato niente, era un falegname. La madre era una donna molto simpatica, perché era una che aveva 90 anni, era una bella matrona romana, e lui gli diceva, com'è il numero per tenere sempre il cervello sveglio? Amà, dimmi, com'è il numero di zia Angelina? 27, 66, 58, cioè per mantenere il cervello sveglio, gli faceva sempre ripetere il numero di telefono della famiglia, faceva molto ridere questo. Che te regalò nonno Angelo quando hai fatto la cresima? Mi regalò un paio di scarpette con la sciarpa, brava. E il numero di telefono di Nicola? 37, 27, 61. O vedi mamma come sta? O vedi mamma come sta? C'era la madre che era così breve. E che quartiere era, me lo dici? Ostiense, i mercati generali. Testaccio? No, i mercati generali, a piramide. Oh, ai mercati generali c'aveva la frutta gratis. Andavo lì, prendevo e andavo, no? Beh, deve essere bello come da ragazzino quella zona, adesso un po' meno. Ma ti posso dire una cosa? Io vi dico delle cose, voi forse non ci credete. A Roma i tram si fermava uno da qua, uno da là. Era di domenica, mio padre era andato a caccia. E mia madre dice, chi è che va a comprare il tonno stasera quando il papà fammo la cena? Sempre io, è il più svelto. Senza scarpe, niente, i garzoni e basta, senza maglietti. Il tram che va la piramide, lo vedo. Quello che va a San Paolo non l'ho visto. Non vado sotto al tram. Il tram c'ha un salvagente. Io sito sul salvagente. Testimoni, eh? Agente che arriva, l'ammazzata, ferma. La fermata sotto al tram, non ho pagato neanche il biglietto, te puoi immaginare. Sono uscito con lui da qua. Comunque queste sono 10.000 lire. Il pieno me lo vuol fare, sì o no? No. Boh. Non me lo fa. Allora sai cosa facciamo? Domani fai il rapporto alla Caltex e gli facciamo togliere il distributore. A chi? A me?
Hai di scippo cuore e momagna! A chi? A te! Calma, calma, siamo tutti italiani, andiamo! Apparteniamo tutti alla NATO, anche a me sono della NATO, anche a lui, dove è nato? A cava di dire! C'era la scena che mi incontrava a me in un sacco bello. A Ruggè, ma mi riconosci, so papà tuo, papà! Mi prendeva le guance e mi ricordo che mi lasciò un ematoma qua, perché non... Cioè, un altro attore sarebbe andato via, dico, ma cioè, dovevi sta zitto. Il truccatore doveva metterci il cerone perché lui arrivava con la violenza. Io dico, infatti, la battuta è papà, basta con sta violenza! E che maglia mi violenza questa? In realtà mi era uscita spontanea perché mi ha lasciato una cosa viola. Io sono avanti tre giorni con Marazzi, lo stesso truccatore di questo film, che mi copriva l'ematoma di Mario Brega, ma mi ha fatto così, capito? Questa era Brega. La violenza involontaria che poi c'hanno sti romani. Questa. Dumanone così, però sempre cravatta, orologio d'oro impeccabile. Ricordo delle scarpe devono essere o de Barrett, o de Tessori, o de... Aspetta, lo diceva? Oh, Dio. Lui andava sempre a Via Veneto a comprarsi le scarpe. Barrett, Tessori, Alexander, queste sono le scarpe. Poi faceva così e te le faceva vedere. Poi gli faccio il giorno di, con me, gli ho detto tu vai a spasso con Mercedes, quando andava a spasso, no? Tutte in quanto, belle, elegante, le scarpe da mezzo milione che faceva fare dal calzolare a Piazza Zanardelli. La moglie lavava i piatti da cencia a parolacce. Bianco, Mercedes bianco. Pulito, guai a chi gli faceva una sgraffiatura, arrivava, sembrava proprio il duca degli York proprio, usceneva a Carlo e là crollava tutto. Mettete un orlo, ma stavo guardando quindi. Non ho visto mai un Mercedes più pulito, cioè pulito. Era che aveva la mania, la mania del Mercedes, ma guarda una cosa anche lui. Lui tra il Mercedes e vestire... Non pagava nessuno, però guardava presso. Sì, sì. Io devo ringraziare una sola persona del cinema, perché è colui che mi ha scoperto in un film di Gelmi che si chiamava, in questo che ti dico io, è Alfredo Giannitti, regista, scrittore, sceneggiatore. Il film si chiamava L'uomo di paglia. Quanti anni fa? E battere! Guarda che dovete avere sti infame! Ma che andiamo! Ma provate! E dai! E piatto! E piatto! Lascio la vostra! Ma non vedi che è cambiato questo? E battere la vita! E andate, ma andate! Chi è la sta cappella che è? Grazie a Dio! Poi ho fatto i mostri. Poi ho fatto, se permettete, parliamo di donne. Tu mi hai domandato quanti film ho fatto, tanti. Tanti. Troppi? No, no, perché io amavo molto Sergio Leone. Mi ha detto. È morta la vita mia, ti ripeto un'altra volta, se tornasse in vita darei la mia vita per lui. Io non ho mai capito se Sergio Leone aveva paura di Mario Brega o no. Secondo me qualche volta Sergio Leone aveva paura di Brega, secondo me. Perché quando si arrabbiava Mario Brega faceva veramente paura. Un giorno, per esempio, in un sacco bello non mi parlò perché avevo detto una cosa, secondo lui, sbagliata. E si era legata al dito e io gli dicevo, Mario, allora la prossima c'è... Senta, non la conosco io a lei. Siamo andati avanti 6 ore, io a lei non la conosco. E il tempo passava, non si girava mai. Alla fine, però, come tutte le cose, gli portai in dolce e dissi, dai Mario, dai, abbracciai così, allora alla fine... Non meriti più queste stronzate. E piangeva veramente. Quando abbiamo fatto Per un pugno di dollari, mi ha scelto in mezzo a tanti attori, a me, c'era Tozzi, c'era Renato Baldini, ce n'era parecchi. E lui disse, no, quello, Mario Brega, ma perché? Perché, non lo vedete voi, è un buono. Questo fa il cattivo e diventa buono. Infatti io facevo quel messicano cattivo con le trecce, l'occhio spaccato, che poi muoio sotto la butte. Io Volonté e Clint Eastwood. Prima Clint Eastwood, poi Volonté e poi io. Clint Eastwood com'era? Simpatico. Sì. E infatti io devo solo parlare bene di Clint. Aspetta che si riprenda. In quelle condizioni non sente niente.
come devo parlare bene te li vuole. Che... che come non posso parlare più di Ivan Cliff, che anche lui non c'è più, un bacio anche a lui. A me. Vuole un tempo meno? No, no, Gian Maria aveva un suo carattere. Vedi, Gian Maria per me è una gran brava persona, ma siamo due poli differenti. Lui è piemontese, io sono romano. Lui è pure un po' intellettuale. Sì, è molto, no, no, è molto preparato. Gian Maria è molto. Infatti un giorno giocavamo a carte, io, lui e Gigi Pistilli. Facevamo a poker. Mi viene da ridere. Ho detto, signore, il gioco è finito, adesso stiamo al Plaza de Madrid e adesso mi butto da sotto. Qua te frega l'asso, qua te frega il fante e qua te frega il re. Vuoi con te? Lui giocava a poker, per esempio, in, per qualche dollaro in più, con Volonté, Pistilli, Ivan Cliff, eccetera. A una certa ora Ivan Cliff si ubriacava, quindi lui lo prendeva e diceva: devi andare a dormire, che domani c'hai i primi piani. E lo buttava sul letto. Ivan Cliff, che nel film sembra uno spiavapistolero. Va. Va a svegliare Cuciglio. E Volonté una volta non voleva pagare a poker e Mario Brega ha ammenato. Cioè, quindi escono fuori delle cose dell'attore intellettuale di sinistra, quello che cosa è, che vi è preso, vi è menato da Mario Brega perché non ha pagato a poker, che faceva pure un gioco d'azzardo. A me queste cose facevano molto ridere, perché c'era tutto un mondo dietro, capito? No, ne ha menati tanti. I Baxter hanno accettato l'invito, verranno a cena qui stasera. I Baxter a cena qui? Ma sei impazzito? Chico ha eseguito i miei ordini, sono stato io a invitare i Baxter. Qual è il più bello che ricordo? Il più bello è quello di Sergio Leone, un pugno di dollari, perché l'avevo fatto con la fame. Io mi baciavo tutti, lo sai? Cioè? Ma come? Andavamo a girare in Spagna, non c'avevamo una lira. Papi e Colombo ci devono mandare i soldi per il film che dico loro, era Le pistole non discutono con Rock Cameron di Mario Gagliano, a noi ci pensavano. Allora il portiere d'albergo mi diceva: signor Brega, o la guento o la maletta della Gaia. Io, ma che dici, ma vai a parlare romano, ma va a fare, dammi la chiave. Andiamo a sede alla Gran Via, al bar. Mario, che famo? Che famo? Ma andiamo a mangiare qua? Mi sta ammazzando mezza redazione. Andiamo a mangiare, dio Sergio, vattene. Come? E vattene. Allora io devo far conto che il bancone era lungo perché mangiavo in piedi, io mangiavo qua, ma andavo a mettere laggiù. No, scusi, sono due ore che sto a tendere, ma non mi dà il mangiare. Vengo un altro giorno, me ne vado, arrivederla. Ma senta, adesso la servivo, ciao, ciao. E me ne andavo a pagare il conto, me l'ha capita? Questo è l'interno della banca. Nino è la cassaforte. Che pesa 3 tonnellate e a prova di dinamite. Giravamo io da Manzanares a Madrid, no? Andavamo sul 7 e mi dice il padrone del terminale, c'era così alto, mi toccava mettermi in ginocchio per baciarmelo. Cioè, Mario, dì che facesse la mangiare bene. Oi, hermano, mio hermano, mio fratello, ma chi te conosce tra me e me? Mo baciavo, mi sono baciato più uomini io in Spagna che uomini. Ma hermano, che fai per la comida oggi? Ma hermano, ma la cuenta domani. Ma lui il dannava faceva buffo, in farmacia, dappertutto. Poi cambiava zona. Poi finita la zona, è la prima cosa. Chi ha contribuito è stato un conte, che noi abbiamo girato in Almeria dopo, no? Siamo andati in Almeria e c'era un conte e c'era questa grande tenuta. Allora io ho detto, io dico, mi stavo male, avevo preso l'influenza. E il povero Sergio Mario via a girare perché lì ci fanno girare, dai, io a te che parli con quello, parli con quello. Vede il conte, conte, si ricorda di me? Sono il figlio del conte Mario del Fante di Castellalcione. Mia madre è marchesa tutti i mesi, dico. Conte del Fante, conte pure io. Se siamo baciati. Anche lì? Sì.
da mangiare per tutti, ci ha fatto girare, poi mi ha detto quando abbiamo finito, Conte, yau, comincia già a chiedere i soldi, ha capito per conto, tanto perché io ho già chiedi i soldi e fammi andare via. Una volta, mi ricordo, non mi scorderò mai questo, a cena da Sergio Leone, e Sergio stava preparando il film, c'era una volta l'America, e noi eravamo io, Alfredo Ciarpelloni, un altro amico, Roberto Spinoso, tutto quanto, lui si guardò Sergio, proprio poi gli disse, a te, questi li devi aiutare, questi sono tre disgraziati, se muoiono di fame. Leone diceva, è il mio attore, quando lui ha scritto i 100 giorni a Leningrado, c'erano due attori soli, un certo Robert De Niro, che a me vuole molto bene. Lui ci ha fatto C'era una volta in America. C'era una volta in America. Che quando mi sento male, è venuto a trovarmi all'ospedale, ha detto, signori, prima il mio amico e poi parlo con voi. Quando mi ha detto, che regalo vuoi, Mario? Ho detto, una tua fotografia di Toro Scatenato. Lui ha mandato il segretario in America a prendermi questa fotografia di quando sta coi pugni così. Ci ha scritto in mezzo, a Mario all the best. Io poi non parlo inglese, ho capito male, a Mario la bestia. Ah, guarda, quante volte te lo devo dire, tu nell'ambiente non dai più affidamento. Per esempio, da voi rimedia qualche cosa, te metti la cassetta del popcorn sulle spalle e te guadambi la giornata. La cassetta del popcorn a me? Vuoi umiliarmi, vuoi? Io c'ho un passato da difendere, sai. E intanto incomincia a difendere il presente, pigliate sta 1000 lire e pedala. Io ho portato il titolo al Temio Tidore, non dimentichiamocelo. E passò quel tempo Enea, uno al titolo, 10 al macello. Ma ti posso dire una cosa, di tutti gli attori che io ci ho lavorato, oggi non c'è più. Come attore, non c'è più. Cioè? Perché Tognazzi per me era un amico. E io mi ricordo, se lo dico questo, certo. Stavamo a spogliarsi nella marcia su Roma, dentro la roulotte, e vedo Gasma qui, Mulandina a mezza gamba, Tognazzi, Mulandina a mezza gamba, io stavo con lo slip, io mica mi spoglio, io so. Allora fa Tognazzi, non ti spogli? E fa Gasma, se sta a fumare la sigaretta, lascio perdere, se spoglia dopo io mi sono spogliato, no, non c'erano più, la mattina appresso, perché giravamo di notte a Anguillara, mi sono presentato il giorno appresso con tutte mutandine a mezza gamba, ne ho comprate 24 paia, io ho buttato lo stretto, se non ce l'avete mettetele che io faccio del bene a tutti. Tognazzi ha detto di questo c'è il cuore buono. È morto. Ha voluto lui. Così adesso non andrà a chiamare più nessuno, portatelo via. Può migliorare Roma, cioè la Roma di quando lei era ragazzino e la Roma di oggi sono due cose diverse. Era meglio. Beh, c'era la fame. E che te ne frega, pane e patate, la patata a braccio, oggi mangia la bistecca, mamma c'è il grasso. Quella cosa da ragazzino che lei ha mangiato, il pasto che lei si ricorda con più paura. Pasta e fagioli e la mortadella. Zizzi, zizzi, che c'è solo questo e fa un discorso. Oh, ma quale discorso? Ho scritto un poema per mia moglie, senti che t'ho scritto, va. Sora Maria, avete faticato. So tant'anni che state a tribolà. E prima che se famo sto gelato, c'è ste consiglio che vi voglio dare. 45 anni non so bruscolini. So 44 più uno, son numeroni. Per cui chiedei dai figli e nipotini un rimborso di sfascio dei coglioni. Sembrava un uomo veramente un gangster, poi in realtà era uno che alle 7 andava a parlare con un prete a Via della Magliana, amico suo, e parlavano dell'aldilà delle cose, quindi aveva anche un altro lato poetico. Che tu reggi a bottiglietta, così fai qualche cosa. Ma insomma, me la fa o non me la fa, signore? Ah, signore, è fatta. Gliel'ho fatta. T'ha fatto male? Ma se questo c'è la mano che è una piuma, ma che ha fatto male? Al giovane, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.